buongiorno a tutti quanti, io sono Mauro Renzo, siamo di comunicazione di impresa che dà il nostro piccolo contributo a questa giornata, a questo progetto, moderando l'incontro, cercando di apporre un campo di lavoro d'ufficio stampa per dare a questa giornata. Cercherò di essere veloce in queste due ore di questa giornata e mettiamo tutto sul territorio. Tutti i territori italiani sono pieni di tante energie positive come materie prime, ma specialmente come persone. E oggi più che mai sta a mettere tutto quanto assieme, fare rete, come si ripete spesso, la chiave di volta per guardare con fiducia e positività a domani, perché le risorse positive ce ne stanno tante. Oggi è un bel esempio di questo fare rete per questo territorio di Pomezia. In queste due ore avremo il racconto di questo progetto nato dalla preside Angela e la prima parte dedicata, passerò la parola subito ad Angela per il racconto di questo progetto, che è un percorso che è già iniziato da tempo per raccontarlo, come articolato, gli obiettivi, le finalità. Dopodiché abbiamo già tanti interventi di tante realtà, imprese, istituzioni, scuole che stanno partecipando e che daranno un diverso punto di vista di questo progetto. E ringraziamo anche delle aziende che non sono tra i relatori, ma che sono dei partner che stanno partecipando, specialmente per lo stage. E poi a fine giornata avremo anche la premiazione di 9 ragazzi per dei progetti dell'anno scorso. E finisco subito, il mio compito sarà anche dare ritmo a questa giornata perché abbiamo più di 10 interventi, quindi prego tutti quanti i relatori che ci saranno a seguire di mantenere questo ritmo con velocità per arrivare verso l'una alla fine e dare un po' di spazio anche ai ragazzi da premiare perché siamo a casa loro. Buongiorno a tutti quanti, passo la parola ad Angela Catarina. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto di benvenuto alle autorità che sono lieta di ospitare all'interno della mia scuola, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, del consiglio d'istituto, dei consigli di classe che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. Oggi sto presentandovi un progetto che costituirà il programma di azione che questa scuola attiverà nei prossimi anni. Ricerca, innovazione e sviluppo per una scuola che è proiettata nel futuro e che vuole essere protagonista del proprio futuro. La nostra scuola nasce dalla fusione di due istituti locali, il Monti e il Copernico, e oggi comprende l'Istituto Tecnico Tecnologico con due indirizzi, elettronica ed elettrotecnica, l'Istituto Tecnico Economico con indirizzo di amministrazione, marketing e finanze, e il liceo scientifico con l'opzione scienze applicate. Già da diversi anni, ma soprattutto mi permetto di dire negli ultimi 3 anni, si fa ricerca in questa scuola e si realizzano prodotti innovativi. Ora vogliamo dare il nostro contributo allo sviluppo del territorio e per fare ciò ci siamo alleati con dei partner altamente qualificati in modo tale da poter indirizzare le energie della nostra comunità scolastica e quella delle altre realtà presenti nel territorio di Pomezia verso un obiettivo comune, condiviso e anche ambizioso. Facilitare attraverso la ricerca e l'innovazione la possibilità per i nostri ragazzi di costruire il loro progetto di vita, il loro futuro, fornendo loro gli strumenti per poter sviluppare conoscenze, competenze, idee e creatività. In questi anni, e qui il Ministero ce lo dimostra, il processo di trasformazione del sistema scolastico e del mercato del lavoro ha subito una forte accelerazione, una significativa accelerazione, e riproponendo con vigore le tematiche della flessibilità dei percorsi formativi, dell'innalzamento degli standard formativi, della prevenzione della disoccupazione, del rapporto tra scuola, università e mondo del lavoro, del life learning. Oggi la domanda che noi ci poniamo è come effettuare il cambiamento e chi deve realizzarlo. La nostra risposta è: il dirigente scolastico e i docenti devono essere interpreti del cambiamento e i nostri ragazzi i protagonisti
del loro futuro, ma non da soli, con la collaborazione di partner qualificati che abbiano voglia di concorrere a questo cambiamento, che siano già proiettati nel futuro e che abbiano fatto della ricerca e dell'innovazione non solo degli strumenti di esplorazione di nuovi percorsi formativi, ma soprattutto una mentalità e uno stile di lavoro. Oggi noi abbiamo da pregio, lustro, alla nostra iniziativa la presenza del Ministero della Pubblica Istruzione con il dottor Chiappetta, che è capo dipartimento per il sistema di istruzione e formazione, e il dottor Chiappetta ha subito manifestato un vivo interesse per questa nostra iniziativa e la sua presenza oggi ne è la conferma. Abbiamo anche un altro illustre personaggio del mondo accademico, il professor Onofri, che tra l'altro è anche presidente del Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza di Roma, giusto? E che è una delle strutture più qualificate a livello europeo per quanto riguarda l'attività di ricerca nel settore aerospaziale. Il centro nasce nel 2008 e sfrutta le energie e le sinergie dei vari dipartimenti dell'università: fisica, ingegneria, elettronica, elettrotecnica, scienze della informazione e della comunicazione. Oggi il centro, insieme al cluster tecnologico nazionale ricerca, di cui il professor Onofri è anche vicepresidente, propone innovazione, appunto tale che, diciamo, le favorisce le eccellenze tecnologiche nazionali e sinergie pubbliche e private, giusto? Con il mondo del lavoro e il mondo universitario, perché noi oggi da anche col mondo della scuola, della nostra scuola, e rappresenta un'innovazione tecnologica di altissimo livello. Sono anche presenti in questo incontro le imprese che nel corso degli anni sono state nostre partner. Alcune le ha già citate il Rizzo, sono imprese che, come il Centro dell'Impiego, la Semicron, le agenzie di viaggio, che hanno collaborato per la realizzazione non solo di attività di stage, ma anche di interventi formativi. Ed è presente una nuova azienda, il gruppo logistico LD, che nasce sul territorio di Pomezia come distribuzione laziale intorno agli anni 70 su iniziativa del dottor Bursese. Oggi è uno snodo logistico di eccellenza, nota come Polo Logistico di Santa Palomba. È un'azienda che investe molto in risorse umane, in risorse tecnologiche, cerca di mantenere in costante equilibrio l'interesse per il mondo tecnologico, spirito di squadra. Nello slogan dell'azienda ho trovato scritto: la nostra forza è lo spirito di gruppo. E quindi tutto questo favorisce anche la partecipazione, perché l'entusiasmo che ha coinvolto il dottor Bussese in questa iniziativa è sintomo della proiezione del mondo del lavoro verso il mondo della scuola. E loro utilizzano un sistema gestionale e una strategia di business che punta molto sull'efficienza operativa, e sull'innovazione e sulla ricerca, per cui è il nostro partner ideale. Il dottor Bursese è anche il presidente della Federlazio Logistica, per cui è un personaggio che ha contatto giornalmente per il suo ruolo con tutte le imprese del Lazio. È presente anche il dottor Adami di Aerosecure S.p.A., un'azienda che nasce nel 1963 e che nel 2007 entra nel gruppo inglese di Aerosecure Ltd. È un'azienda anch'essa fortemente innovativa, qualificata non solo in Italia ma anche nel resto del mondo per i prodotti realizzati nel settore della difesa. Ed è nota soprattutto per le tecnologie meccaniche avanzate e per il proporsi sul mercato mondiale con prodotti di alta qualità. È presente anche Cineca, il dottor Cianca, che rappresenta il trend, possiamo dire, tra la realtà accademica,
tra il mondo della ricerca, la pubblica amministrazione e oggi anche la scuola. Questa azienda grossa propone dei sistemi di calcolo che sono all'avanguardia sia dal punto di vista architetturale che tecnologico, e collaborerà con la nostra scuola per anche, oltre che per la rete wifi che abbiamo open source realizzato in questi ultimi giorni, anche per il rilascio di certificazioni, e ci stiamo spingendo forse anche un po' più in là per creare un polo all'interno della scuola per la selezione, gli esami, le ammissioni alle università. Quindi il programma è molto ambizioso. È presente, e anzi diciamo da onore la sua presenza, la dottoressa Felici, presidente del PMI Rome Italy Chapter. È un'organizzazione che dà sostegno allo sviluppo del project management. Il project management aiuterà i nostri ragazzi a colmare il divario che esiste tra la nascita dell'idea e la sua realizzazione, ci aiuteranno a tracciare il cammino, a monitorare e eventualmente a correggere anche il tiro. Da pregio la presenza anche della pubblica amministrazione, abbiamo qui oggi il vice sindaco e l'assessore alle attività produttive del comune di Pomezia. Il comune di Pomezia ha fatto un passo avanti per favorire questo nostro progetto, infatti con due delibere recenti offrirà ai nostri ragazzi l'opportunità di frequentare dei tirocini formativi presso gli uffici del comune. E un altro aspetto importante dell'ultima delibera, c'è uno stanziamento di 25.000 euro a favore dei soggetti e quindi anche delle imprese che si impegneranno in iniziative con finalità sociale, e il sindaco ci ha detto che questa nostra attività rientrerà tra le iniziative finanziate. C'è Mondo Digitale, Fondazione Mondo Digitale, già partner del Ministero della Pubblica Istruzione per molte iniziative. Mondo Digitale sa coniugare innovazione con educazione, formazione, valori fondamentali. Ha proposto nel corso degli anni numerosi progetti, da Global Junior Challenge all'ultimo progetto Nonni su Internet, che mi pare sia la 12ª edizione. E, cosa molto importante, ha creato Fishwall, la prima comunità di apprendimento e di innovazione sociale, in cui loro coniugano apprendimento, conoscenze e community building, giusto? Allora, spero di non aver dimenticato nessuno, concludiamo con il dirigente di un'altra scuola molto prestigiosa nel comune di Roma, la preside Flavia De Vincenzi, che è dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Pirelli di Roma. Una scuola che come noi e con noi si rinnova e offre ai ragazzi nuove opportunità, vanta dei laboratori nuovi e utilizza da molti anni nuove metodologie. Ci unisce, oltre che la stima reciproca, anche l'idea di voler realizzare una scuola che sia all'avanguardia e che sia fortemente innovativa e propositiva sul territorio. Oggi una platea così ampia e diversificata ci favorirà la corretta definizione delle linee strategiche della nostra iniziativa, e io ritengo che l'ottimizzazione delle risorse sia fondamentale per una scuola, sia determinante per una scuola che voglia proporsi come soggetto qualificato, capace di progettualità e di innovazione nel campo della formazione e dell'istruzione. Permettetemi una citazione che ho trovato molto calzante per questo incontro di oggi e che è sintomatico dell'importanza che la nostra scuola vuole dare alla progettazione integrata territoriale. Progettazione integrata territoriale che già da oggi, con la vostra presenza qui, ma già da ieri con le iniziative che abbiamo intrapreso, sembra corroborare in termini proprio interdisciplinari la relazione tra i nostri ragazzi e il mondo esterno, in quanto le duttili dinamiche che sono state già sollecitate stanno rendendo concrete e pragmatiche quelle che sono le cognizioni e le competenze che tradizionalmente si apprendono nell'avvio formativo di impronta scolastica. Allora, la migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi. Lo dice Jackson Brown,
che è un ingegnere statunitense, un noto inventore del XX secolo. Per cui con queste parole io passo alla presentazione del progetto, che si intitola Ricerca, innovazione e sviluppo, progettiamo il nostro futuro. Per realizzare questa iniziativa noi siamo partiti dai dati resi noti dal MIUR, 700.000 disoccupati tra i 25 e i 24 anni, 15 anni e 24 anni, 40% di tale disoccupazione, e qui è il rapporto col mondo imprenditoriale, dipende dal disallineamento tra domanda e offerta di competenze. 4.305.000 ragazzi cosiddetti NEET, cioè che non studiano, non si formano, che abbandonano i percorsi formativi. Una dispersione scolastica pari al 17,6%. I dati forniti dal MIUR e dall'INDIRE ci dicono anche che c'è molta difficoltà delle imprese a trovare competenze chiave, in particolare nell'elettronica e elettrotecnica, e competenze specifiche relative alle figure professionali del settore commerciale, come anche di altri settori. Meno del 9%, questo dato è decisamente sconfortante, della scuola secondaria di secondo grado ha già fatto un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Considerate che in questo 9% ci sono gli istituti professionali che proprio per la loro configurazione svolgono attività di alternanza scuola-lavoro. I dati resi da un recente rapporto dell'OCSE evidenziano che le differenze di genere nell'istruzione creano diversità nelle opportunità e nelle scelte professionali, e che il gap di preparazione ha effetto sulle scelte universitarie e professionali successive. La giornata mondiale Girls in ICT Day si è tenuta il 10 maggio del 2015, è stato ha ospitato un grande progetto, Girls Code It Better, che mira a coinvolgere le ragazze e ad avvicinarle alle nuove tecnologie, all'utilizzo della stampante 3D, per scoprire che è possibile realizzare la creatività coniugandola all'innovazione e crearsi un'opportunità per il proprio futuro. Il nuovo modello di formazione che oggi vi presentiamo, ricerca, innovazione e sviluppo, progettiamo il nostro futuro, nasce da un nuovo modello di formazione che stiamo approntando, che vede scuola, impresa e territorio insieme, alleati nell'innovazione, tramite una rete e grazie ad un progetto pluriennale che speriamo riuscirà ad attivare una didattica efficace e motivante attraverso l'uso proficuo delle nuove tecnologie. Il nuovo modello di formazione verrà realizzato con imprese del territorio a forte vocazione innovativa, con Sapienza Università di Roma, Centro di Ricerca Aerospaziale, Comune di Pomezia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fondazione Mondo Digitale e PMI, Centro per l'Impiego di Pomezia. È una scuola, la nostra, che con le sue tradizioni si vuole avviare verso una nuova identità e svolgere un ruolo di leva di sviluppo territoriale. Cosa porterà questo progetto? Partiremo da un'impresa simulata per far acquisire ai nostri allievi le competenze necessarie all'avvio di una start-up innovativa. La legge del 2012, la numero 221, ci offre questa opportunità, perché la start-up innovativa tutelata da questa legge offre parecchie agevolazioni dal punto di vista burocratico, amministrativo, ma anche dal punto di vista fiscale, e nel futuro i nostri ragazzi acquisiranno le competenze necessarie per l'avvio all'interno dell'Istituto Copernico di un incubatore di start-up innovative. Nel mio incontro con il dottor Cappetta vi facevo presente che una scuola di Palermo che ha già realizzato un incubatore di start-up innovative, che quindi ha messo su un'impresa che forma i giovani perché si possano avviare l'attività imprenditoriale, ha scelto tramite Mondo Digitale la nostra scuola come unica scuola del centro Italia, insieme ad un'altra scuola dell'Italia settentrionale, una scuola di Siena, per formare i nostri docenti e i nostri ragazzi in modo tale da poter avviare al termine di questo progetto nella nostra scuola un incubatore di start-up innovative, se il Ministero ci finanzierà. Perché questa iniziativa parte da Copernico? Perché, vi ho detto, abbiamo alunni di 3 indirizzi diversi, quindi ci sono in questa scuola concentrate tutte le energie per poter avviare questa iniziativa.
e perché c'è da diversi anni una progettualità innovativa e si fa sperimentazione con progetti Un robot per studiare, Junior Achievement, Solar Sea, Greenhouse, Progettiamo il nostro futuro e tanti altri. La scuola che cambia, la nostra, ha richiesto sin dal 2012 una nuova organizzazione. Abbiamo creato una nuova struttura dipartimentale in linea con la riforma. Abbiamo creato i dipartimenti per assi culturali, asse dei linguaggi, storico-sociale, scientifico-tecnologico e asse matematico. Abbiamo creato dal settembre 2012 un nuovo organigramma con una funzione strumentale sulla valutazione e due funzioni strumentali sull'alternanza scuola-lavoro. Tutte queste funzioni strumentali convoglieranno in questo dipartimento che abbiamo chiamato Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Ovviamente c'è stato un potenziamento dal 2012 notevole delle attività col mondo del lavoro e abbiamo iniziato anche a cambiare il nostro ruolo all'interno della società. Abbiamo partecipato a delle competizioni in questi anni. A gennaio 2012 con il progetto Junior Achievement, finanziato anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, il nostro progetto Mi Gioco il Mio Futuro si è classificato tra i primi 5 migliori progetti nazionali. Nel febbraio 2012 abbiamo conquistato il primo posto nella Regione Lazio. I nostri ragazzi hanno realizzato un sito web fortemente innovativo che facilitasse l'iscrizione alla scuola secondaria superiore dei ragazzi. Gennaio 2013 abbiamo esposto su richiesta del MIUR alla Fiera di Verona un prototipo di casa ecologica che vedete in quel quadro, realizzata dal 2009, che nel 2009 ha vinto il primo premio alla Fiera Europea di Bodø, in Norvegia. La scuola che cambia ha richiesto l'alternanza scuola-lavoro anche nel liceo scientifico. Già dall'anno scorso ne abbiamo realizzato non solo percorsi di alternanza scuola-lavoro nel liceo scientifico, ma anche interventi formativi a cura di imprese del CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica. Abbiamo richiesto al Ministero della Difesa, e pare che riusciremo a realizzarlo, anche di diventare i nostri partner in questo progetto con la realizzazione di stage per i ragazzi dello scientifico e dell'industriale presso il Centro Nazionale di Meteorologia. Abbiamo firmato nuovi protocolli d'intesa, pertanto possiamo dire che negli ultimi anni siamo passati dalla formazione esperienziale a project management, passando per l'autoimprenditorialità, dalla formazione dei docenti, che è stata fondamentale, alla formazione dei discenti, per poterli oggi sostenere nell'elaborazione delle loro idee e dei loro progetti di vita. Perché innovare? Perché il livello di complessità gestionale delle imprese oggi è assolutamente inedito. Innovare anche perché oggi il mercato ha assunto caratteri di elevata internazionalizzazione, per cui riteniamo che sia fondamentale sviluppare nei nostri allievi competenze e comportamenti. Costruiamo l'innovazione. L'anno 2014-2015, quindi il corrente anno scolastico, abbiamo iniziato a costruire l'innovazione. Abbiamo creato una nuova rete Wi-Fi open source a completa copertura dell'edificio scolastico, un nuovo sito web che spero andrete a consultare perché è la nostra vetrina, il nuovo logo che oggi andremo a premiare. Abbiamo rafforzato la collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale per attività innovative di laboratorio che hanno riguardato soprattutto i ragazzi. A giugno riguarderanno anche i docenti perché saranno formati sull'utilizzo della piattaforma di crowdfunding e i nostri ragazzi tra giugno e luglio andranno a formarsi sempre nei laboratori di Mondo Digitale. Abbiamo firmato con Mondo Digitale e altre 50 scuole d'Italia un protocollo d'intesa per realizzare le palestre dell'innovazione, potenziato le attività di laboratorio, attivato iniziative di project management con Fondazione PMI. Le nuove competizioni per una scuola che è cambiata sono state la qualificazione al primo posto a Rome Cup 2015, trofeo internazionale Città di Roma Robotica, Dance Secondary. Abbiamo partecipato alle finali 2015 di NASA Apps Challenge, una competizione realizzata dalla NASA, ambasciata americana, Università di Roma, La Sapienza, rappresentata dal professor Onofri. I docenti si sono formati in quest'anno scolastico per prepararsi all'innovazione su tutto, dall'alternanza scuola-lavoro, a CRIL e certificazioni linguistiche, utilizzo della piattaforma adesso a giugno col progetto Meet to Knit,
autovalutazione di istituto, progetti europei per la richiesta di finanziamenti, e questo l'abbiamo fatto con la rete Minerva del territorio, nuove metodologie, flipped classroom, e a settembre team building. Allora, maggio 2015 nasce il nostro progetto. Nasce anche un dipartimento all'interno della scuola per supportare questo progetto, Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Le imprese che vi ho citato prima, oggi hanno manifestato il loro interesse per questa nostra nuova iniziativa. Abbiamo promosso come Istituto Copernico un incontro tra il sindaco di Pomezia e il dottor Bursese, che è responsabile della Federlazio per la logistica, per definire insieme le modalità di attuazione di questo progetto. Perché creare una startup all'interno della scuola? Perché la startup è uno strumento che ci consente di favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile, e perché, come vi dicevo prima, offre una serie di agevolazioni che possono supportare i ragazzi nell'avvio di un'iniziativa così grande. Il ruolo dell'Istituto Copernico sarà progettazione congiunta con le imprese e gli enti dei moduli relativi alle esperienze lavorative, tutoraggio, formazione sulla sicurezza. Abbiamo firmato nei giorni scorsi e stiamo per presentare partecipare a un bando dell'Indire in rete con altre scuole e un'azienda che oggi è qui presente, per formare sulla sicurezza i nostri ragazzi ed eventualmente consentire a chi lo vorrà di conseguire la qualifica di formatore sulla sicurezza. Stiamo andando un po' oltre, vorremmo le certificazioni regionali per le figure sensibili e altre figure professionali sulla sicurezza. Introdurremo il coding nel biennio, perché i nostri ragazzi dovranno saper già programmare dal biennio, video lezioni, video tutorial, videogame didattici 3D, social network per lancio e scambio di idee, utilizzo della piattaforma di crowdfunding, certificazione congiunta con il mondo imprenditoriale, nuove certificazioni che vi proporrà stamattina Cineca, nuova organizzazione dell'orario delle lezioni, il tutto sarà monitorato, valutato e rendicontato. E in più, ecco perché oggi sono presenti anche i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado, con questa esperienza faremo tutoraggio ai ragazzi del biennio per poter far scegliere consapevolmente il percorso del triennio, tutoraggio anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado per fargli vivere un'esperienza all'interno della nostra scuola. Apriremo al territorio la prima palestra dell'innovazione, un laboratorio di nuova generazione per sperimentare creatività, formare alla robotica, all'uso della stampante in 3D, all'hardware, al software open source, alle tecnologie immersive. Al termine vi farò vedere qual è il modello che vogliamo realizzare, con il supporto del MIUR e della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il ruolo delle imprese sarà progettare degli enti insieme a noi, formare sulla sicurezza quando i ragazzi entrano in azienda, offrire esperienze lavorative, tutoraggio aziendale, certificazione congiunta e le nuove certificazioni, monitorare e valutare l'esperienza insieme a noi. E in più borse di studio per gli alunni meritevoli. Trasporto alunni verrà realizzato dalla nostra scuola presso le imprese con la collaborazione del Comune di Pomezia e la sponsorizzazione delle imprese del territorio. E per il futuro sembra che siamo riusciti a ottenere la possibilità di un'esperienza lavorativa per l'eccellenza della nostra scuola, da realizzarsi preferibilmente nel periodo estivo, in modo tale da non intralciare troppo il percorso durante l'anno scolastico. Teoria più esperienza nella pubblica amministrazione delle imprese per formare il professionista della new economy. Alcune parole chiave, le ho già evidenziate e ve le ricordo. Innovazione digitale, perché l'allievo sia al centro della nostra attenzione. Sperimentazione, anche per ridurre il gap che esiste linguistico tra i docenti e gli studenti. Ricerca, creatività, design thinking, apprendimento continuo anche dagli errori che sicuramente commetteremo, gestione delle relazioni, team working fondamentale, competenze di e-leadership. Una struttura organizzativa nuova per gestire questo cambiamento. Abbiamo creato un nucleo direzionale di progettazione interistituzionale coordinato dalla sottoscritta e costituito da rappresentanze del comune, del mondo imprenditoriale, dell'università e delle altre realtà territoriali. Un nucleo tecnico, Dipartimento Ricerca e Sviluppo, costituito dai responsabili dei dipartimenti delle discipline coinvolte e
coordinato delle funzioni strumentali sulla tenanza scuola e lavoro, ne abbiamo due all'interno di questa scuola, un nucleo operativo che saranno i dipartimenti disciplinari, coordinati dalla funzione strumentale sulla progettazione didattica e formazione. Innovazione nei servizi, metteremo in rete le attività didattiche e di formazione realizzate nel territorio e costituiremo un centro di documentazione delle best practices. Proposta per il futuro, speriamo non troppo lontano, polo tecnico presso l'Istituto di Istruzione Copernico dal titolo Ricerca, Innovazione e Sviluppo con un comitato tecnico-scientifico costituito dalla scuola, dal comune, imprese, pubblica amministrazione, università, fondazioni e associazioni. L'obiettivo del polo tecnico sarà la gestione e la diffusione dell'esperienza. Il dirigente scolastico e docenti, come vi dicevo nella parte iniziale, come interpreti del cambiamento, andiamo verso l'integrazione col territorio. Permettetemi di concludere con una frase di un filosofo francese: la scuola deve favorire l'acquisizione delle competenze chiare, sulle quali si fonda la capacità degli individui di cogliere il proprio progetto di vita e di organizzare gli ulteriori percorsi di apprendimento, per farne così delle persone dalla testa ben fatta, capaci di cogliere la connessione tra i saperi. Questa è la nostra ambizione. I giovani come protagonisti del proprio futuro, perché costruiscano progetti personali di vita, il futuro appartiene a chi sa immaginarlo, l'ha detto Enrico Mattei. Un percorso questo per noi fondamentale per noi e per la scuola italiana. Grazie per l'attenzione.